Senti, posso farti una domanda? Dimmi. Cantante, cantautore, sì, con la lettera F di Firenze, sì, di Fabrizio. Di F, con la lettera F. Aspetta. Gigi. Ah no, Gigi non, no, è con Gigi, la F, no. Però ci sei vicino. Cognome, il cognome di Gigi. Finizio. Che meraviglia. Cioè, ce l'abbiamo? Che... io so che c'è. Mi fai... Gigi, ci sei? Ce l'abbiamo? Non so se è collegato. Eccolo, qua, buongiorno. Io sono qua. Come stai, Gigi? Come va? Buongiorno a tutte e due, buongiorno a tutto il popolo della Sicilia. Grazie, buongiorno. Grazie. Popolo dove ti trovi? Popolo della Sicilia che ti vuole bene, credo che sia a casa, sei a casa? No? Sei a casa? Sì, sono a casa, sì, sì. Bene, beh, ti vediamo bello rilassato, bello tranquillo. Voi? Da noi va tutto bene, 16 gradi stamattina, quindi cominciamo a respirare un po' di aria di primavera, che non è male. Infatti, sì, tu che c'hai il maglione? Non so se noti, ho notato. Noti, io c'ho la mia vestaglia, è fatta a pellicetta, tipo per... Aia. Fa freddo. Senti, tra l'altro Napoli sta vivendo un momento bellissimo con quella squadra meravigliosa che avete, quindi sì, insomma, sì, poi musicalmente siete sempre protagonisti, nel calcio siete tornati protagonisti giustamente, quindi è un bel momento. È vero. Grazie al cielo, guarda, grazie ai nostri validi giocatori, esatto, al presidente, ma soprattutto a Palletti, cioè voglio dire che comunque sì, ha messo una bella squadretta, dai. Assolutamente. Sì. Senti, buon momento anche per te, perché mi hai detto facciamolo mercoledì il collegamento, perché lavoro lunedì, lavoro martedì, insomma stai facendo un tour bellissimo in giro per l'Italia. Che meraviglia. Sì, Salvo, tu sai che mi manca tanto sempre la Sicilia, perché io amo insomma tutta la Sicilia, quindi certo, sono un grande appassionato. Anche la Sicilia ti ama, tu lo sai che la Sicilia mi ti ama, lo sai. Tu lo sai che appena arrivo lì devo fare un passaggio da voi, perché altrimenti... Assolutamente. Noi ti aspettiamo, non anche connetto, perché guarda... Non connetti. Ora sei connesso, però poi non connetti. Guarda, Agata dice, c'è Gigi Finizio, il mio cantante preferito. Già arrivano i messaggi anche per te. Senti, però ti vedo seduto... molto comodo, quindi vuol dire che tu davanti a te hai qualcosa, hai un tavolino? No. Un tavolo che suona. Vai, parti, vai, vediamo come arriva. Arriva. La linea è tua, vai. Arriva questo, guarda. Amore, amaro, amore mio. Amore che potrà fermare solo Dio. La musica sotto. Ma questo amore senza cielo volerà nelle tue mani. Amore senza amore, amore che non ho, amore che non vincerà se tu non vuoi. Amore grande chiuso dentro una bugia, senza domani, domani. Ma che voce hai? Ma anche, come fai, anche Carusi? La voce del materasso, ma è meravigliosa. Ma di mattina cagando questa maniera, dopo che ha lavorato ieri sera. Infatti, ma come fai? Quando io ho concordato il collegamento, lui pensava che fosse di sera, ci sono è di mattina. No, per un cantante dire è di mattina è una cosa terribile, sì, no? Sapere che deve esibirsi di mattina. Però devo dirti, Gigi, veramente è una voce pazzesca. Senti, Gigi, Giuseppe dice un saluto a Gigi Finito, cantante numero uno. Eccoli fan. E poi invece Giovanni Farina, che evidentemente è un grande tifoso del Catania, forza Napoli e forza Catania, siamo anche gemellati. Sì, le due città sono gemellate. Poi scusami, il Napoli ha 15 punti di vantaggio sulla seconda, però il Catania ne ha 17 sulla seconda, però siamo senti? In Serie D. Però recupereremo. Un po' diverso. Senti, ce ne dedichi un'altra lì con quel cosino meraviglioso che hai davanti, vai. Dai, faccio così, faccio. C'è sempre una ragione per ogni miracolo. Questa è una di quelle che loro impazziscono, no? È la magia più dolce che tu sia per me. Hai fatto di ogni lama della vita un rifugio di certezze. E calpestato il cielo per alzarmi sopra le minacce.
solo tu sei la strada per un'altra vita, solo tu, la partenza, la mia via d'uscita, il posto migliore per trovare pace è tra le tue dita che cercano me e tengono strette ricordi e progetti. Per amarci forte non siamo mai grandi. Ma è pazzesco, è pazzesco. Grande tu. Si stanno scatenando, te li leggo. Allora, vai. Agata dice: me l'ha dedicata una canzone. Questa è per te. Dedicata ad Agata. Poi, bravissimo Gigi Finizio. Mia madre lo adora, dice Vincenzo. Poi, Christian, Gigi, la tua voce accompagnata dal pianoforte è grande armonia. Bravissimo. È vero. Le tue canzoni sono indimenticabili. Grande, poi, grazie. Aspetta, che non è finita. Vincenza dice: complimenti al vostro ospite amato. Mia figlia Valeria. Eccola. Poi anche la nostra Chicca dice buongiornissimo con il grandissimo Gigi Finizio che da poco è stato a Catania. Sì, infatti è vero, sei è stato vero. Al Metropolitan, hai fatto sold out sia a Palermo che a Catania, ma non c'è dubbio in questo senso. È vero che hanno aggiunto un'altra serata a Catania, mi pare, sì, no? Sì, sì. Hanno aggiunto una serata in più perché esatto. C'era stato sì, già il sold out da subito. Perché il pubblico è fogoso. Beh, Gigi, è fogoso. Tu lo sai che a Catania c'è, no? Quello che c'ha il tatuaggio del tuo testo nel polpaccio, sì, no? Lo sai, no? Che c'è quello che c'è tatuaggi delle tue canzoni. Questo, gente folle, guarda, gente folle. Senti, non è finita. Guarda, questo nostro ascoltatore che è Concetto ci dice: buongiorno grandi, solo da voi, quindi qui ad Alla Catalla con tutto cori si può ascoltare musica live con cantanti da numero uno, non solo, ma anche a distanza, perché non è qui con noi, è proprio a casa sua. Però scusa, adesso che sappiamo che, insomma, voglio dire, sei a Napoli, sei tranquillo, ma sappiamo che stai anche girando. Quando torni qua? Vieni, ti facciamo trovare una data. Dimmi. Purtroppo io adesso devo andare al nord, anche se preferirei tornare da voi. Devo fare Torino, Milano, Bologna, poi piano piano scendo, vado però in aspetta, Puglia. Aspetta Gigi, perché tanta gente ci ascolta tramite il sito, tramite l'app, da Torino, da Milano. Quindi diciamo le date. Te le ricordi a Torino quando ci sarai, te lo ricordi? Allora, io a Torino sarò ad aprile. Dovrei fare dal 24 il 22, comunque loro le troveranno sulla pagina, certo, del sito, perché certo, le date sono tante, adesso non ricordo, però ricordo il mese. Comunque, praticamente aprile noi saremo a Torino, a Milano e anche a Bologna. Beh, scusami, poi allora approfittiamone. Gigi, scusa, allora tu ad aprile, quando avrai le date, ricolleghiamoci, oppure fatti una passeggiata qui, venite dai, a prendere un po' di sole. Ci organizziamo. E così promozioniamo, capito? Guarda come lo stuzzico, anche perché noi lavoriamo con questo albergo. Vieni a farti un bagnettino, comunque a prendere un po' di sole alla Baia Verde, dove noi facciamo Raccontami, dove abbiamo fatto la serata con Mario Biondi, e vieni qui e stai con noi. Senti, dai. Messaggi e poi prepara un finale. Dai, allora, Gigi, mostro, ma no, di bravura, però, certo, mostro di bravura, certo. Dice la nostra Rosa da Catania. Poi Fredda Iera, grandissimo Gigi Finizio, una delle voci più belle in Italia, non solo più belle, più potenti, perché di mattina canta magnificamente. Assolutamente, impressionante. Lo saluto con affetto, siete dei grandi. Ah, guarda, non so se la puoi vedere anche tu, me la fai vedere a pieno schermo, comunque c'è una foto, guarda qua, siete dei grandi. La nostra bellissima. Agata, eccola. Ha preso, ecco, noi ti stiamo vedendo così in onda, sei ecco, così ti con vediamo noi. Proprio esatto. Così. Bene, esatto. bene. Ecco, vai a zoomare. Bene, aspetta che torniamo, ci sono ancora 2-3 messaggi e poi lo facciamo completare. Se è possibile potete cantare Amore Amaro, l'hai fatta poco all'inizio fa. Sì. Anche ad Adrano Gigi Finizio è stato, è vero, l'estate scorsa sei stato ad Adrano, ce lo ricorda Antonella Neri, poi... Oh, non c'è scotto, non niente, non si dimenticano nulla ragazzi, nulla, il fan è fan, c'è niente il da fare. Il fan è fan, allora come possiamo chiudere? Noi ti terremo qui tutto il giorno, non lo so se puoi stare, però... Io la posso fare una richiesta? Posso fare una richiesta, sì, Gigi? Certo. Solo un accenno di Solo Lei. Ah, un accenno di Solo Lei. Sì, sì. So che è una canzone, però è bellissima. Voglio lei, voglio solo lei, perché so di amarla tanto, perché con lei sono con te. Voglio lei, voglio solo lei. È tutto il giorno che ci penso,
perché ho bisogno di te adesso. Che bella Sanremo, Sanremo di parecchi anni fa. Sì. Senti, a proposito, Gigi, hai visto Sanremo quest'anno? Sì. Non si può non chiedere a un addetto ai lavori. Certo che l'ho visto. E cosa te ne è sembrato? Cosa salvi? Cosa elimineresti? Cosa ti è piaciuto in particolare? Allora, la vittoria di Mengoni mi è piaciuta perché è stata giusta. Vabbè. Come è stata bellissima anche la performance che ha fatto con i gospel, quella lì ho detto lui vince, quindi poi forte. Ci sono anche altre canzoni che secondo me sono molto funzionali e andranno sicuramente benissimo nelle radio. Ce n'è una che ti è piaciuta a parte quella di Mengoni in particolare, che magari canticchi, che hai sentito subito? Sei anche un addetto ai lavori, no? Mi piace tanto il brano di Lazza, quindi voglio dire quello secondo posto. Sì, e poi mi piace il brano, diciamo, come si chiama quell'artista che ha portato tutto quel coro di bambini lì. Ah, Mr. Rain. Esatto. Primo, secondo e terzo posto sono stati giusti, allora, secondo te. Quanti, Avresti votato così. Quattro posti, insomma, così, buttati lì. Senti, cosa non ti è piaciuto proprio affatto? Una cosa che non ti è piaciuta affatto, una che proprio dici, guarda, questa qua se la potevano evitare, Ma diciamo che oggi il Festival di Sanremo non è più il Festival di Pippo, non è più il Festival di tanti anni fa, voglio dire, quello lì proprio delle canzoni. Oggi è un grandissimo programma televisivo dove, voglio dire, parla di attualità. Esatto. Non mi è piaciuto tanto quel bacio in diretta. Ok, vabbè. Allora, io dico cosa più brutta secondo me è stata quella, è stato il fatto proprio quell'immagine dei fiori deturpati. Ecco, lo sapevo io. Quella è stata brutta. Perché nella città del Festival di Sanremo non si possono trattare male le rose, guarda. Bravo. E soprattutto, caro Gigi, non si può trattare male la rosa. Ecco, perdonami. la rosa. Bravo. La rosa, scusa. Anche perché tu mi conosci bene, io sono una persona carina, simpatica. Per quale motivo? Ma per chi va a trattare male? Senti, fai un minuto, chiudi tu e così poi chiudi ti salutiamo. Chiudi tu e poi ci salutiamo. Chiudi tu, vai Gigi, vai, come ti pare. Come vuoi. E di la navo da sola, sicura tu stai a tremare, di la cama va bene con mia voglio bene a te. Una cosa grande per me. Vabbè, Gigi Finizio. Allora, Gigi, noi ti aspettiamo. Grazie, ragazzi. Grazie ancora a te, una Gigi. Volta se vuoi in collegamento quando sarai in giro, e poi noi ti facciamo trovare la migliore tastiera che ci sia in quello giro, quello che vuoi, non badiamo a spese, esatto, per noleggio, esatto, affitto, quello che ci serve la troverai qui, tu metti, ecco, tassette e Sony, chi lo vuoi, esatto. Tanto il nostro Matteo Marino in regia equalizza, sistema, tranquillo. Vai. Va bene. Grazie Gigi Finizio, ciao, ti aspettiamo. Oh, senti, buon io programma, non posso. Ciao. Grazie, Gigi. Non posso non mettere quella che gli ho chiesto, lei. Salvo, vai. Gliela devo mettere. Vai. Solo lei, Gigi Finizio. Vai. Sì. Vai.